Bentrovati a Design Diffusion News. Anche questa settimana scopriamo insieme quali sono le novità dal mondo del design. Il design italiano conquista il mondo all'insegna della sostenibilità. Si è svolta infatti lo scorso 1 marzo l'edizione 2018 dell'Italian Design Day. 100 ambasciatori italiani, scelti tra architetti, designer, accademici, critici e comunicatori, hanno rappresentato il nostro paese in 100 città del mondo. Tra loro anche Fabio Novembre, Giulio Iacchetti e Raffaella Mangiarotti. Il rapporto tra sostenibilità ambientale e design è stato il tema scelto, in linea anche con l'avvicinamento della 22esima triennale di Milano nel 2019, incentrata sul rapporto uomo-natura. Il mondo di Escher diventa protagonista dell'interior. Iannelli e Volpi propone una nuova carta da parati dedicata a uno dei più famosi artisti grafici del mondo, noto soprattutto per le sue cosiddette costruzioni impossibili. La collezione propone sia disegni originali di Escher, sia texture che si ispirano allo stile dell'artista, approvate dalla Escher Foundation, nata nel 1968 con l'obiettivo di preservare l'eredità dei suoi lavori. Una serie di personaggi colorati che dialogano tra loro con buffe espressioni. È l'ironica collezione nata dalla fantasia di Jamie Hayon per Bosa. Troviamo un teatrino di portacandele, vasi, teiere che interpretano la propria funzione animando la casa. Questo è solo l'ultimo progetto presentato dall'azienda, che sta svolgendo un continuo lavoro di scouting alla ricerca dei più promettenti designer internazionali. In questo caso, l'ironia degli oggetti si sposa con colorazioni e finiture esclusive come metalli preziosi e smalti. Si svolge dall'8 all'11 marzo l'edizione 2018 dell'International Furniture Fair di Singapore. Sono diverse le aziende italiane che saranno presenti. Dal 5 al 18 marzo va in scena anche la Singapore Design Week. È aperta fino al 1 luglio al Macro di Roma la mostra The Pink Floyd Exhibition – Their Mortal Remains. Si tratta di una retrospettiva epocale a 50 anni dalla nascita di uno dei gruppi musicali più innovativi e influenti della storia. Dal 24 marzo al 25 aprile si svolge la terza edizione di Giardini di Primavera, i bulbi di Evelina Pisani. Si può osservare la spettacolare fioritura di 70.000 tulipani olandesi. L'appuntamento è a Vescovada, in provincia di Padova, presso Villa Pisani Bolognesi Scalabrin. Vi ricordo che potete seguirci online su designdiffusion.com e sulle nostre pagine social di Facebook, Instagram e LinkedIn. Per questa settimana è tutto, have a design week!